Questa scuola RISM è sul problema dell'integrazione di modelli matematici per il cuore umano. L'espressione un po' strana che in realtà significa cercare di tradurre in termini di equazioni, quindi di oggetti puramente matematici, tutta la funzionalità cardiaca. L'obiettivo è quello di dare ai medici, ai clinici, quindi cardiologi, cardiochirurghi, degli strumenti addizionali quantitativi, molto descrittivi, per capire meglio la fisiologia, ovvero come si comporta un cuore normale, e poi capire meglio anche come si può intervenire nel caso di patologie cardiache, che hanno un impatto molto alto sulla vita di tutti i cittadini. Si stima che nell'Europa occidentale oltre il 45% di persone muoiano per problemi legati alle patologie cardiovascolari. Cosa può fare la matematica? Può costruire un mondo a parte all'inizio, partendo ovviamente dai dati dei pazienti, e elaborare delle teorie che poi inevitabilmente devono essere trovare il punto d'approdo su un calcolatore e trovare dei risultati che vanno a completare quelli che sono tipici forniti dalle immagini mediche. Dalle immagini cliniche. È un campo nuovo e direi quello che ha caratterizzato molto bene questa scuola in maniera molto specifica, oltre a questa diciamo varietà, pluralità di competenze, anche una presenza molto solida, molto forte di ragazzi giovanissimi, quindi quelli che si avvicinano alla ricerca e che trovano questo mondo veramente eccitante e vivificante per loro. L'organizzazione della RISM, ultima considerazione, è stata assolutamente perfetta. La grande partecipazione dei giovani a questo evento iHeart è molto incoraggiante per il futuro, è un record per la RISM, sono venuti da tutto il mondo, dall'Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sud America, Europa, record che rischia di essere battuto settimana prossima con l'11° congresso Italia-Brasile, un'iniziativa che dura da più di 20 anni, a cui parteciperanno tantissimi matematici, giovani matematici brasiliani. Il successivo appuntamento della RISM sarà a novembre, 28-29 novembre, su un tema aperto al pubblico che coinvolgerà la matematica e la filosofia. La partecipazione di grandi personaggi in sessione plenaria sarà affiancata da tavole rotonde e da comunicazioni di giovani ricercatori che si occupano dei temi più sociali.